completamente risanata in ragione di un accordo intervenuto con i creditori principali. Sostanzialmente sono creditori finanziari, tutti gli altri creditori, aziende ed enti di ordinaria, enti commerciali, sono stati soddisfatti, quindi le uniche posizioni che sono ristrutturate e in un accordo, in base a un accordo di risanamento asseverato dal dottor Andrea Spertilli di Arezzo, gli altri creditori sono sostanzialmente soddisfatti e seguiranno lo sviluppo del piano con le successive vendite. Sono già stati, diciamo, rimborsati delle quote come da piano finanziario depositato e accordato nell'accordo stragiudiziale, sostanzialmente seguiranno l'evoluzione delle vendite fino al completamento delle vendite dell'area. Siamo a concretizzare le scelte che questa amministrazione porta avanti dal 2019. Il 2019 con la prima variante che ha aperto appunto l'area a nuove possibilità di insediamento e dal 2021 con la delibera del Consiglio Comunale in cui è stato rivisto il piano volumetrico del macrolotto 1 e anche la convenzione è stata modificata in virtù di richieste che già allora erano pervenute alla società Ali e al comune di aziende che avevano volontà di insediarsi in quell'area. Il comune appunto è venuto incontro a queste loro esigenze. E ad oggi siamo molto orgogliosi che 5 aziende del nostro territorio concretamente stanno progettando le loro strutture operative nell'area dell'interporto. Questo oltretutto sta facendo da volano anche per altre manifestazioni di interesse che andranno a completare anche gli altri 2 macrolotti, 2 e 3. E quindi tutta l'area probabilmente finalmente verrà ridefinita e rigenerata e riqualificata. Come amministrazione ovviamente non possiamo che essere molto soddisfatti, anche perché questo ha portato e porterà nelle casse del comune un introito IMU che era dovuto da anni e che Ali chiaramente avendo riscosso da queste aziende pagherà al comune. È possibile fare una previsione anche sulle tempistiche? Ovviamente queste sono le prime fasi di progettazione. Le tempistiche ovviamente quelle stanno ai progettisti e loro poi verranno a chiedere il permesso di costruire e saranno delle pratiche edilizie a tutti gli effetti. Perché una volta in quest'area, come dire, si concretamente si vede iniziare a edificare, poi io ne sono straconvinto che genererà ovviamente ulteriore domanda, perché aree industriali pronte per poter essere edificate non ce ne sono nel nostro territorio. Quella è un'area che ha come dire, un posizionamento strategico, perché comunque è vicino al raccordo, e quindi sicuramente io prevedo che a breve sarà comunque tutta urbanizzata e quindi tutta edificata. E questo è un importante risultato, perché quell'area, come ho ricordato in conferenza stampa, rischiava di fare una brutta fine e diventare l'ennesima ex area abbandonata, sede ovviamente di un ricettacolo di rifiuti, come è accaduto negli ultimi anni, perché lì appunto c'è stato grossissimi problemi di ordine pubblico, di pulizia, di decoro. Quindi il fatto che le aziende aretine abbiano ritrovato un interesse su quest'area è una cosa positivissima per il futuro del sviluppo dell'area stessa. Ci sono anche importanti novità per altre ex aree? Sì, diciamo sono novità ancora informali, però diciamo hanno ormai tra breve raggiungeranno il formalismo, cioè tra 2 giorni ci sarà l'asta dell'Exona R, dalle notizie io che ho di corridoio, insomma, ci sarà un acquirente, quindi anche quello in parte dico è anche piccola parte in merito dell'amministrazione, perché comunque negli ultimi periodi quell'area era stata per noi pensata per la produzione di energie da fonti rinnovabili, e forse quest'idea ha innescato dei meccanismi su degli imprenditori per acquisirla. Quindi questa è una notizia, anche questa molto positiva.